Ma abbiamo cercato di fare la nostra partita tenendo conto che siamo rimaneggiati. Da quando sono arrivato io alla guida della squadra abbiamo avuto parecchie defezioni come Di Gennaro che non c'è più stabile, che si doveva far operare la spalla. Poi dal momento che c'è stata una retrocessione, abbiamo avuto altri infortuni come Mazzeo, come Marsura, come Del Prato, come ieri Bracken, per cui siamo rimaneggiati e stiamo facendo tutto il possibile per fare delle prestazioni che facciano che il campionato sia sempre comunque lineare. Una squadra in Livorno imbottita di giovani che però si sono ben comportati e ha ricevuto diversi complimenti anche dalla squadra biancazzurra stessa per questa volontà, insomma, di scendere in campo con questa motivazione, nonostante queste difficoltà. Ma i ragazzi sono tutti giovani e cercano di mettere in campo la loro voglia di giocare e il loro entusiasmo, e dovrebbe essere sempre così, e non solo in tenera età, dovrebbe essere quando inizi le prime partite, quando saranno le ultime, per cui il calcio deve essere passione e bisogna, secondo me, avere questo entusiasmo ad ogni età. Una menzione particolare a proposito dei giovani del portiere Neri, che questa sera si è non ben comportato benissimo, in una Sì, giovane età, un esordio in Serie B. anche lui ha fatto il suo esordio, l'ha fatto anche tra l'altro molto bene, anche molto freddo, diciamo, perché non è facile debuttare in tenera età, come ho detto prima, per cui ha fatto una buona prestazione. E con questa voglia che ha dimostrato il Livorno questa sera, che si prepara alla prossima sfida, quindi chiudere, diciamo, questo campionato in bellezza in casa, cercando di andare in campo con la motivazione, insomma, Ma noi alta. le motivazioni dalla mia prima volta in Serie B e con i ragazzi giovani le abbiamo sempre avute. Purtroppo, come ho detto all'inizio del discorso, abbiamo avuto tante defezioni che hanno fatto sì che questi ragazzi esordissero tutti in un momento e tutti insieme piuttosto che poco alla volta. Per cui incontreremo venerdì l'Empoli, sarà un derby e sarà una partita difficile perché comunque in casa non vinciamo, le stiamo perdendo tutte, da un po' che perdiamo le partite, ma penso che la colpa non sia di questi giovani, perché loro stanno facendo quello che devono fare.